Buonasera, non ci scusi. La signorina vuole essere ripresa, se posso la riprendo io. Può prendere il zio? Certo, aspetta che zio è lì apposta. Grazie mille. Mi dice qualcosa di sé, signorina Agnese? Vado con il coso, no? Vado con il credo. Allora, io sono una scrittrice, una poetessa e una commediografa, ho fatto anche partiture di commedie teatrali che sono andate in scena a Fiumicino, al Teatro Calegnano, e avevamo lavorato sul far emergere la figura di Franco Franchi, in socio ovviamente il socio ufficiale che era Tony Pizzi. E abbiamo quindi creato uno spettacolo nel 2012 proprio adattando tutta la comicità di Franco Franchi ai giorni nostri. Dopo quell'esperienza comunque ho continuato il mio lavoro da scrittrice e artista. Io ho fatto mostre di arte nazionali e internazionali, una limpida che non faccio nome. Famosa, ho vinto e praticamente ho esposto il mio quadro in quasi tutto il mondo, qua si può vedere anche dal sito che c'è scritto tutto. Cosa quanto. No, ho vinto queste esposizioni. Allora, l'esposizione era lì alla Red Bull, con la Red Bull praticamente, sì. Qui in Italia? No, nel mondo, praticamente l'ho fatto, una mostra itinerante, nel mondo, sì, è Francia, Europa e anche in Giappone, dove a Kyoto. Dove si è tenuta la manifestazione che l'ha fatta? Allora, la manifestazione è stata itinerante ed è partita, c'è stata proprio una tappa a Milano, con questi pannelli della Red Bull nel 2013, e poi si è spostata anche nelle città come Kyoto, anche in Brasile, in Portogallo, tutto qua. Comunque sul mio sito c'è scritto. Io però nel senso che cosa ha presentato il quadro? Allora, i miei erano quadri, io uso varie tecniche, nel senso diciamo la mia peculiarità appare per quanto riguarda l'arte con una tecnica mista. Prima partivo dallo schematismo trascendentale e l'impressionismo, poi mi sono appassionata dal Giappone e dalla lingua giapponese e ho incominciato a interessarmi agli origami e ho cominciato a fare quadri multilivello in origami e questo mi ha praticamente aperto le strade nell'arte. Anche in Italia ho fatto molte mostre, anche a Milano nella sinceramente adesso non mi ricordo come si chiama la cosa, comunque c'è sul sito, la mia c'è sul sito. Sì. E poi io però parto come poetessa, sono al mio quarto libro di poesia e quindi insomma, lei è molto famosa. Intendiamo famoso, nel senso, nell'ambito... Sono molto famosa, c'è scritto nella sua scheda. No, nell'ambito letterario... Sono al massimo della carriera. Sì, sono al massimo della carriera perché nel mio settore, per quanto riguarda la poesia... Cioè, comunque, ha vinto qualche premio, tipo la Bandarella, sì. Strega... No, questi no, perché però, comunque la poesia... Qualcosa di... Sì, allora, guardi, c'è proprio sul retro del mio libro, qui per esempio la biblioteca Mameli, stavo vendendo anche il mio libro precedente a questo, che è uscito, è un libro multilingua, si chiama Triade, ed è praticamente uscito e venduto anche in Giappone e in America Latina. Che poetessa è lei? Una poetessa trascendentale, ma una poetessa comunque ermetica, una poetessa fruibile a tutti, una poetessa romantica, una poetessa contemporanea, una poetessa fantastica. Come si definirebbe? Allora, io mi definirei una poetessa poliedrica. Io esprimo quello che sento, quello che provo in base a quello che mi circonda nella vita. Ogni libro che ho scritto, da quello in multilingua a questo, che ho deciso di donare parte del ricavato della vendita a un'associazione animalista, quindi è stato un altro tipo di concetto, e sono venuto in italiano, quindi è venuto solo in Italia, e venderanno anche in Italia, magari. Io
poesia spazia da poesia, haiku, aforismi, paradossi, e diciamo ho avuto anche un riconoscimento dal Nobel. Se io le dovessi chiedere, mi perdoni, io parlo televisivamente, se io le dovessi chiedere di farmi delle poesie legate ai fiori, legate alla vita, al nascere, al grembo materno, piuttosto che alla morte, alla trasfigurazione, lei sarebbe più in grado di farmi uno o l'altro? Se io le dovessi chiedere a comando per aiutare un pubblico a casa che non è probabilmente pronto a magari sentire delle cose così pesanti, ancestrali, così dotte, così forse avanti, purtroppo. Troppo all'avanguardia, dice. Sì, se a casa già. Allora, io ho fatto nelle poesie, sia da un linguaggio diciamo di bundus più popolare, quindi con concetti più diciamo, tranquilli e aderendo a un grosso pubblico, a discorsi più aulici per una nicchia. Ovviamente se devo fare una presentazione, io sono reduce da una presentazione a Firenze alla Biblioteca dell'Orticoltura, il 5 andrò a Bologna alla Biblioteca Borges di Bologna a presentare sempre questo libro, insomma sono in tournée. Io sinceramente vorrei proprio dire questo, nel senso, sono talmente più come vorrebbe usare la televisione, come vorrebbe usare questo suo spazio, questa sua protagonismo in vari punti, cioè lei avrebbe in mano uno strumento per parecchio tempo, quindi poi si replicherebbe anche al di là nel tempo ancora, diciamo, con le repliche. Come impiegherebbe questo tempo a dire alla gente il suo linguaggio, la sua arte? Cioè, perché vuole usare la televisione? Leggendo proprio le poesie, leggendo non solo le mie poesie, creandole anche nuove, a seconda, positivamente, proprio per il format, per l'argomento, per l'interesse. Perché questo? Perché siamo abituati a vedere il poeta, l'artista, come una figura minoritaria e molto spesso sgradevole o comunque non alienato dalla società. Ecco, questo è sbagliato. Per fortuna non per tutti. Sì, però molte persone nella grande massa siamo abituati a vedere questo. Certo, la cultura è sempre un rilievo marginale, minore, vanno avanti sempre più altri stili. Certo, persone certo, e personalità. Lo sappiamo benissimo, purtroppo. Esatto, voi quando ci lavorate, quindi. Esatto. Quindi, quanto vi interessa andare in televisione da 1 a 10 per promulgare questo aforismo? A me 10. 10, perfetto. 10 perché comunque sia ci credo in quello che faccio, okay. Sempre. I suoi libri sono stati editi da chi, signori? Allora, il primo libro è stato editato dalla Sprint Edizioni del 2011 e si chiamava Il Solo Inizio. Sempre cartaceo. Sempre cartaceo, quindi anche la sua ebook è ancora vendibile. E praticamente erano questi miei giovanili in italiano, in età maniera letterale. Poi è uscito Triade con l'editoriale Serer, che è una casa editrice spagnola di Malaga, dove io ho proposto il mio manoscritto ultimissimo, perché non so se avete letto le lingue che parlo, e io praticamente ci scrivo anche in quelle lingue. E quindi facendo questa cosa qui, io ho mandato questo manoscritto con questa idea innovativa, perché io pensavo che la poesia potesse accomunare tutti, cioè Triade è stato un progetto di accomunanza sia della lingua, cioè quindi tante lingue messe insieme che indicavano i valori positivi e propositivi. Non scadevo nella religione, perché ovviamente ogni cultura ha la sua religione, cercavo di accomunare e già omnes le cose. Certo, allora io inizierei, il mio primo libro si chiama Metamorfosi, questo qui appunto. Adesso in italiano, e io inizierei proprio con la prima poesia che apre il libro, che si chiama I miei occhi. I miei occhi sono l'anello di congiunzione tra paradiso e inferno, visioni miste.
libertà e solitudine. Già mia madre, che sono scamorzese. Io sono vita nuova e morte allo stesso istante. E finisce così. Benissimo, già questo quello che devo vedere. Perfetto, ok. E magari facciamo adesso un altro discorso.